Il capitale circolante netto. Il capitale circolante netto rappresenta le risorse disponibili per un'azienda e gioca un ruolo fondamentale nella gestione finanziaria. La dichiarazione reddituale deve tener conto di questo dato per evitare sanzioni e sfruttare le agevolazioni fiscali. Il circolante attivo indica risorse disponibili, mentre il passivo denota un deficit di risorse. Calcolarlo comporta sommare le entrate a breve termine e sottrarre le uscite corrispondenti. È cruciale comprendere la differenza tra il lordo, che coinvolge le attività a breve termine, e il netto, che di base fa la differenza tra attivi e passivi. Se ti va di approfondire, clicca sul link in descrizione.